Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e benvenuti a Vivere in Armonia, Riequilibrio Energetico con il metodo Verderame. Passo subito a presentare il mio ospite che è Cesare Verderame. Grazie per essere con noi, grazie per essere a voi. Tornato grazie da noi. Grazie a voi. Allora, per chi ancora non lo sapesse, lei è pranoterapeuta e operatore del benessere. E sono anche Master Reiki. Ed è stato da noi parecchi anni fa, ora appunto è ritornato e ci parlerà appunto della sua attività. Proprio qui nei nostri studi noi l'avevamo definito accordatore del benessere, perché lei riesce a comunicare con il corpo energetico che avvolge appunto quello che è il corpo fisico. Sì. Chi ha provato testimonierà, e vedremo anche nel corso della puntata alcune persone che ci racconteranno che cosa hanno vissuto durante le sue sedute e quali sono i benefici che hanno, diciamo, vissuto in prima persona. Allora, partiamo con lo spiegare come nasce, diciamo così, questa sua attività e questo suo percorso di vita poi. Bene, no, diciamo che nasce perché mio padre lo faceva per hobby, però aveva questa possibilità. Tanti lo chiamano dono e dovrei chiamarlo dono anch'io, perché poi io, crescendo, l'energia si è presentata molte volte, e molte volte ho fatto delle cose da ragazzino, tipo mi sono ritrovato a curare il mio amico cagnolino che si era fatto male a una zampa. Io, per istinto, ho messo le manine sulla zampetta, lui stava su tre zampe e una, quella fatta che dove sentiva il dolore, me la lasciava nelle mie mani. A un certo punto l'ha tirata via ed è andato. Poi negli anni ho avuto la fortuna di poter girare un po' per il mondo. Ho conosciuto un guaritore in Russia, il quale lavorava con l'energia che lui chiamava energia vibrazionale cosciente, perché trattava i gruppi, riempiva i teatri e poi faceva salire le persone a 5 per volta, 10 per volta sul palco, diciamo così, e li trattava tutti insieme. E da lì ho appreso che cosa significa essenza energetica, cioè riuscire a comunicare con le frequenze energetiche, che sono ognuno di noi alla sua, no? È come ogni macchina, ogni auto ha la sua chiave, e noi siamo uguali, né più e né meno. E diciamo che da quello che ho visto in Russia, praticato, conosciuto, analizzato, studiato, che mi è stato fatto vedere, oggi io sono riuscito ad andare anche in India più volte, proprio per andare a confrontarmi con persone che vivono e lavorano con l'energia, per cercare di capirne ancora di più. E devo dire che i confronti che ho avuto e che loro hanno avuto con me sono stati molto interessanti. Io ricordo ancora che in un tempio praticamente mi hanno circondato i visitatori, e se non era per un gruppo di amici che mi hanno preso, hanno fatto cordone e mi hanno portato via, perché veramente è stata un'emozione unica. Che cosa intendo dire? Intendo dire che in un paese come l'India, dove l'energia è una cosa normale, come per noi dire caffè, è palpabile, e in più le persone si affidano. Ma devo anche riconsiderare questo qui in Italia, perché grazie a tutta questa esperienza fatta in giro, grazie all'esperienza fatta in studio in tanti anni, su tantissimi problemi, chiamiamoli così, dal post-intervento all'artrosi, all'insonnia, allo stress, ai dolori di schiena e circolazione, menopausa, sono tutte cose che capisci man mano che tu vai avanti. Quando le tratti, vedi le reazioni. Oggi come oggi, io ho creato il mio metodo, quindi diciamo che è una specie di protocollo che non è mai uguale, perché le persone, noi non siamo uguali. Quindi uno che arriva, che anche se ha lo stesso tipo di dolore, ma il corpo ha una reazione ben diversa. Nel momento in cui tu incominci a lavorare le frequenze energetiche, quindi
il corpo di cui si parla, l'aura, ognuno lo chiama come crede, corpo sottile, corpo energetico. Ci sono delle reazioni del corpo fisico che sono veramente incredibili e sono belle da vedere. Come difatti nel mio studio, uno, se la persona arriva accompagnata, io cerco di far entrare anche chi accompagna. E questo è importante perché? È importante perché la persona che si sottopone al mio trattamento, io gli faccio tenere gli occhi chiusi. Chiedo scusa. Preciso anche che io non dico una parola. Io gli dico solo chiuda gli occhi, basta. Poi non parlo più. Muovo le mie mani, mi collego. So che sembrerà strano, ma non lo è. Mi collego, poi più avanti le porterò altre testimonianze e video, dove non toccando il corpo fisico questo, e lavorando su quello che è l'energia, il corpo energetico, il corpo fisico ha delle reazioni che sono affascinanti, ma che a colpo d'occhio sembra un gioco, ma che in realtà non lo è, perché la mente della persona rimane cosciente, percepisce, capisce perfettamente quello che sta succedendo, che il corpo si muove, che ha delle reazioni. Ma avendo gli occhi chiusi e non vedendo quello che faccio io con le mani, non riesce a capirlo fino in fondo. Mentre chi è lì che osserva, l'accompagnatore in questo caso, vede. E dopo ci può essere il dialogo tra chi si è sottoposto alla seduta quando esprime le sue sensazioni e la persona che era lì in studio e che ha guardato e ha visto tutto. In alcuni casi, quando vengono da soli, anche quando vengono accompagnati, io giro dei video che gli do, proprio perché hanno la possibilità di portarlo a casa e di osservarlo, guardarlo e cercare di capire, perché bisogna diffondere la realtà. Allora, i primi risultati già dopo la prima seduta? Guardi, alla prima seduta si sente subito il benessere, questo è poco ma sicuro, e soprattutto si capisce che c'è, come diciamo sempre quando crediamo o non crediamo, che c'è qualcosa, cioè l'energia la si vive. È come presentare alle persone il proprio corpo energetico. Anche perché ci sono ovviamente tante persone che soffrono di dolori di ogni tipo, dolori certo. Articolari, dolori muscolari certo. E sono dei disturbi davvero invalidanti, quindi se lei mi dice che già dopo la prima seduta traggono dei benefici. Beh, ovviamente. Guardi, io oggi vi ho portato dei video, testimonianze, dove proprio delle persone che sono venute da me alla prima seduta hanno ottenuto i benefici, i miglioramenti. E sa, il miglioramento di solito tu prendi un farmaco, te lo dà sì, te lo dà no. Premetto una cosa, visto che mi è venuta fuori la parola farmaco, io in quello che è medicina, medico, io non mi ci sostituisco e tantomeno mi ci metto dentro. Il mio è trattare il corpo energetico a livello energetico, basta. Io non do né pomate, non tratto pomate, oli, perché sa, ognuno usa qualcosa. Io non uso niente. Non avevo stiamo l'acqua, parlando di magia, avevo l'acqua, giusto? L'ho tolta proprio per evitare che poi uno possa pensare chissà cosa c'era nell'acqua. Proprio perché? Perché la realtà deve viaggiare con la verità dei fatti. Certo, e sappiamo, e lei lo sa meglio di me, che intorno a questa materia c'è davvero tanto scetticismo. Ci sta, però ascolti, io voglio citare un caso per tutti. Lo scetticismo c'è stato anche nella Chiesa, anche la Chiesa con i suoi stessi uomini che hanno praticato alcune che facevano pratiche di avevano a che fare con l'energia, anche la Chiesa a un certo punto però li ha promossi, poi dopo li ha tirati indietro. Ma perché? Lo scetticismo avviene quando non c'è la conoscenza. Io invito i telespettatori, come ho fatto e come intenderò fare sempre nella mia vita, a provare. Io li invito a provare e poi dopo a valutare e giudicare. Però mi creda,
provare è importante e soprattutto conoscere, imparare, conoscere che esiste qualcosa che ci appartiene, perché noi siamo anche energia, e che può esserci d'aiuto. Perché l'energia ci rimette in equilibrio, in alcuni casi come l'insonnia, come lo stress, mi creda, apporta dei benefici incredibili. Io ho visto persone che non sorridevano quando sono entrati, ma quando uscivano, quando sono usciti avevano gli occhi che era una festa. Quindi quella è la mia vera soddisfazione, riuscire a dare veramente un aiuto. Benissimo, allora lei ci ha portato oggi alcune testimonianze che, se è d'accordo, magari sentiamo. Certo, io vi ringrazio molto. Vediamo. Signora, questa è la prima seduta, no? Sì. Allora, mi dice con quali problemi è arrivata qua? Con la fibromialgia, con la schiena collassata, problema all'intestino e male alle anche qui. Ok. Dopo la seduta come si sente? Mi sento abbastanza leggera. Ok, ora prima toccava la punta dei piedi. Non ci sono mai riuscita. Provi ora. Venga su, questa è dopo la seduta? Sì, la prima seduta. Provi a camminare, mi dica come sente le gambe. Come le sente? Molto short. Sì. Bene, allora questa signora ci ha mostrato appunto come riesce addirittura a toccarsi la punta, sì, dei piedi. E questo è quello che dicevamo prima, nel primo incontro. Cioè, quindi che cosa vuol dire? Quando io dico che sin dal primo incontro il risultato c'è, dico proprio questo, una persona di una certa età che aveva quelle problematiche che ha descritto, non può un corpo muoversi in un determinato modo se non l'ha mai fatto. E invece la signora lo ha fatto, come lei tanti e tanti e tanti ancora. Ecco, in questo caso ha fatto una sorta di riequilibrio energetico? Allora, lì c'è stata la pulizia dei blocchi, perché per me io li considero blocchi i mali, non altro, perché parliamo di energie, quindi io devo parlarne così. E c'è stata una pulizia di questi blocchi e il riequilibrio. Perché quando una persona arriva, se ha un dolore, ipotesi, ginocchio, cervicale, mal di testa, insonnia, e mi fa male anche il gomito, e non riesco a digerire, e sono un po' stitico, cioè capisce che sono più cose messe insieme. Una persona pensa che bisogna trattarli uno per volta, in realtà no, perché il corpo è uno e il corpo energetico altrettanto. È questa frequenza che lo tiene in vita, che se è vero che noi siamo un ammasso di cellule, non lo dico io, in qualche modo le cellule devono stare insieme. E c'è questo corpo elettrico, che anche la medicina ha riconosciuto, e che tiene insieme tutto, e quindi le tiene vive, no? Che quando muoiono, vediamo quello, sappiamo quello che succede. Certo. Ora, che succede? Che in quel mentre, quando tu lavori, parti per riequilibrare tutto. Non oggi facciamo il gomito e domani facciamo il ginocchio. Certo. Allora, abbiamo altre testimonianze. Volevo chiedere per quale motivo è venuto da me. Ma io avevo la spalla praticamente bloccata da 2 anni, da dopo l'intervento che ho subito nel gennaio 2017, la spalla praticamente alzavo il braccio fino a qui. Mm. Da oggi, questa è la prima seduta. La prima seduta, il braccio io. Lo rifaccia? Prima dov'è che lo alzava? Così. Così. Ora? Adesso. Tutto praticamente normale. È normale. Quasi. Ma lei aveva fatto altre cose prima di venire da me? Ho fatto varia fisioterapia per vari mesi, sia in acqua che a secco, ma dolori e non riuscire, addirittura da non riuscire più a usare la moto, mia grande passione, ma in 2 anni che non usavo la moto. E adesso ci riproverò. Va bene. Sinceramente. Lei la consiglierebbe il mio metodo? Il metodo Cesare Verderame? Sì. Grazie. Bene, un altro signore soddisfatto. Questo è successo in 6 minuti.
Lui è entrato, è venuto dalla Svizzera, che vive là, è entrato, e allora mentre parlavamo, io ho detto, ma aspetti, faccia provare, si mette qui, faccia fare qui, dopo alzi il braccio e lui andava. Cioè, per farle capire, quindi, cioè, il discorso è che bisogna sempre comprendere che noi non siamo uguali, però le reazioni, questo lo garantisco perché altrimenti non sarei qui, le reazioni ci sono, i miglioramenti ci sono e soprattutto una cosa molto importante, l'energia si sente. Allora, le faccio un'altra domanda forse un po' cattivella. Quanto influisce la mente? Se io entro sono scettica e penso che il suo metodo non funzioni, come esco? Lei esce meravigliata, perché io adoro lo scettico che prova. Non mi piace lo scettico che giudica critica senza aver provato, perché puoi avere tutte le ragioni del mondo, però prima provi, poi giudichi e valuti. Lo scettico, quando entra, è colui che non ha mai fatto un'esperienza simile, però appena appena capisce che tu stai facendo qualcosa e lui percepisce quel qualcosa, quindi percepisce la presenza dell'energia e soprattutto il miglioramento, allora gli scettici sono i miei migliori amici. Sono i preferiti. Sì. Abbiamo un'altra testimonianza, questa signora. Sì. Sono sempre mosso molto. Tanto, ma in un certo modo, ecco, ora riesco, come prima seduta, ad alzarlo e muoverlo in certe posizioni, insomma, cioè, mi sento bene, ecco, lo alzo molto di più, no? Sì. Perché non lo alzavo così adesso. Bene, anche questa signora... Sì, lei diciamo... parlava col marito, quando chiede, certo. Chiede al marito che era lì come osservatore. Ma proprio perché lei il braccio veramente lo portava qui, ma non riusciva a fare questo. Dopo la prima seduta, durante la seduta, l'ha fatto. Cioè, quindi, che cosa dico? Ora, non è che io sono il più bravo, sono l'uomo dei miracoli, la bacchetta magica. Però, mi creda, è il bello del lavoro che faccio. Sì, anche perché comunque, lo vediamo, non sono attori questi. Ma sta scherzando, quindi, ma per l'amor di Dio. No, non ci sono degli accordi particolari. Anzi, io li ringrazio per avermi dato l'autorizzazione a pubblicarle queste testimonianze, perché sono stati veramente gentili. Ne abbiamo un'altra? Sì, credo proprio di sì. Vediamo. È proprio, proprio con tutta la verità possibile di ciò che mi è accaduto. Intanto premetto che non avrei mai pensato di avere delle reazioni del genere, non c'era proprio un'idea, pensiero di una situazione psicoemotiva del genere. Io mi sono sentito in una condizione del corpo come se qualcosa dentro dovesse uscire prepotentemente, mi è cambiata la voce, non riuscivo più a respirare nella maniera normale, consueta. Respiravo, dovevo c'era una necessità prorompente di liberazione, fuori dal mio controllo. Io ritengo che un'esperienza del genere, vabbè, io personalmente non l'ho mai avuta, c'era sicuramente un blocco immenso, immenso, e un'esperienza del genere io la consiglio a qualsiasi essere umano, perché è un coinvolgimento, una condivisione con la parte dentro di me stesso che è stata strepitosa, una cosa discontrollata, però di una prorompenza immensa. Io cerco di dire con esattezza le sensazioni che ho provato, non le potevo immaginare, è uscito un pianto che non riuscivo a controllare, con una voce che non sembrava neanche la mia, perché un senso di calore, non ho mai provato una situazione del genere, scusate se mi dilungo, ma una sensazione del genere a livello proprio degli occhi, della parte occipitale, della testa, della parte del cuore e della parte qui dell'addominale, un senso di umido nelle gambe, quando in realtà non c'era, ma è stata una cosa impressionante. Ma poi soprattutto l'intensità positiva, perché poi il tutto è andato
in un versante positivo. Io adesso mi sento come se avessi 150 kg in meno, una qualcosa del genere, perché è una situazione di peso a livello cerebrale, a livello emozionale. È successo qualcosa di devastante, evidentemente, ma questo è stato un toccasana, una situazione che è impensabile, impensabile. Sto cercando proprio di esce spontaneamente quello che ho provato, non so se, ma è la verità assoluta. Io consiglio a tutti che ritengono di avere un blocco, di avere qualcosa, di rivolgersi veramente a questa persona, che io sinceramente non pensavo mai di che potessero esistere persone del genere. Cioè, non sono uno che si convince facilmente, ma l'ho visto dentro di me, una sensazione che a livello di carboni ardenti, a livello una roba impressionante, ma che nemmeno con le parole riesco, cioè, credo di esserci riuscito, però impensabile, un'idea, pensiero che non potevo assolutamente nemmeno in un'altra vita pensare, l'ho provato. Grazie, veramente grazie, perché è stata veramente una sensazione dirompente, straordinariamente dirompente. E credo di aver detto tutto quello che ho provato, e ne sono davvero grato, davvero grato. Grazie. Bene, insomma, questa è una testimonianza davvero toccante. Si tocca con mano l'emozione di questo signore, che ringraziamo. Ogni volta mi commuovo sul serio, perché io che so, rivivo quei momenti, perché quando lui dice quello che ho provato, e quando parla del pianto, quando lui dice mi è venuto fuori questo pianto, che poi è stato liberatorio, perché il pianto è ricorrente, mi deve credere un omone che piangeva come un bambino. Vede, riascoltandolo, sinceramente lo dico, riprovo quei momenti, li rivivo, e l'emozione che lui ha vissuto in quegli istanti, che abbiamo condiviso, perché poi tu condividi, è stato qualcosa di incredibile. E vi ringrazio ancora una volta per avermi dato la possibilità di fare, chiedo scusa per l'emozione, ma per la possibilità che mi state dando di far capire quello che è in realtà veramente il mio lavoro, e accarezzare l'anima delle persone e farle stare bene, farle sì, stare bene. Sì, chiedo, insomma, scusa per la... Ma è normale, anzi, guardi, è apprezzabile, mi creda. Allora, abbiamo ancora pochi minuti. Abbiamo sentito appunto queste testimonianze, lo diciamo, non sono attori, sono persone che volontariamente hanno deciso di metterci la faccia e di dire quello che effettivamente hanno provato. Quest'ultimo signore ci è riuscito davvero molto bene, ma anche le altre signore che abbiamo sentito. Allora, lei diceva che già dalla prima seduta si traggono dei benefici. Chiaramente poi, se uno vuole proseguire, i benefici si moltiplicano. Allora, io non ho mai dato, io dico sempre, le prime tre sedute andrebbero fatte, i primi tre incontri andrebbero fatti ravvicinati, vanno fatti ravvicinati. Però lascio libero arbitrio, cioè una persona decide, io non obbligo. Tant'è che io non ho mai dato due appuntamenti di seguito a una persona. Io glielo do uno per volta, perché la persona si deve sentire libera. È una scelta personale, è una scelta, è una decisione che deve prendere lei, lui, non io per lui o per lei. Io tratto anche i nostri amici a quattro zampe, voglio dire, lo faccio con piacere, pratico la terapia da remoto da tanti anni, e anche con remoto, quando c'è stato quel periodo che preferirei neanche ricordarlo, e io ho lavorato, facevo le sedute a titolo indubbiamente gratuito, e una sera mi ricordo, tramite Messenger o WhatsApp, una sera eravamo 380 persone collegate, e io ho lavorato, è stato il momento più bello, tra virgolette, di quel periodo per me, parlo egoisticamente parlando, ma soprattutto che mi ha permesso di fare questa esperienza, e
se io le facessi leggere, che non ho mai pubblicato, ma che un domani, se deciderò, le testimonianze che mi hanno mandato, i feedback che poi mi hanno mandato, inviato, dove hanno descritto quello che hanno vissuto, mi creda, è veramente impagabile. Immagino. Allora, lei, siamo in chiusura, quindi vorrei, diciamo così, fare una sorta di sintesi. Insomma, tratta dolori di varia natura, no? Leggo certo. Qua per fare qualche esempio: di origine posturale, mal di schiena, emicrania, sciatalgia, artrosi, cervicalgia, postumi, infortunistici e quindi anche persone che magari hanno subito degli interventi. Certo. Certo che sì. I dolori regrediscono fin dalla prima seduta, e l'abbiamo sentito. Sì, ma questo poi le persone che verranno poi lo diranno. Lo diranno loro, benissimo. Allora, dove la si può trovare? Lo vediamo ora nei contatti finali e non mi resta quindi che ringraziarla. Io ringrazio lei. L'aspetto ancora presto, tornerà con altre testimonianze e a raccontarci quello che fa quotidianamente e da tanti anni. Grazie.